Genuani si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul genuani si nasce, genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano lo è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti, e tantomeno ex calciatori, al limite ex mediocri pallonari, ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Ciao a tutti gli ascoltatori di Genuani si resta. Siamo collegati per un nuovo episodio di Genuani si resta edizione Italia. Io sono Enrico, registro da Barcellona e insieme al mio amico Tobia, che si collega invece dalla Scozia, andiamo alla ricerca di genuani che siano che al di fuori di Genova, ma che nel caso del nostro format siano rimasti sul suolo italiano. Questa è la seconda puntata di Genuani si resta Italia e oggi il nostro ospite è Claudio De Fornari, di 44 anni, che vive a Thiene, in provincia di Vicenza, genuanissimo, dice, sposato, ha un figlio che non è ancora genuano, ora ci spiegherà, ma ci sta lavorando, ora ci facciamo un po' raccontare, e però ovviamente a differenza dell'ospite che abbiamo avuto nell'ultima puntata di Arezzo, che curiosamente era un genuano non nato a Genova, anzi che quasi non aveva mai visitato Genova, invece Claudio appunto è nato a Genova, quindi rientra un po' più nei canoni della normalità anche a livello mentale, no? Perché essere genuani e non essere neanche nati a Genova ci vuole un bello studio, secondo me, no? Ciao Claudio, allora raccontaci un po' come si sta lì a Thiene. Ciao ragazzi, ma guardate, io sono genovese, sono nato a Genova, ho vissuto molti più anni qui in Veneto, a dire la verità, rispetto che a Genova. Sono venuto via da Genova che avevo 13-14 anni. E qui in Veneto si vive molto bene, perché a differenza di quello che può essere la vita della città, la vita della provincia è molto più tranquilla, i ritmi sono più blandi, e non c'è il problema del posteggio tipico di Genova, e quindi si vive un po' dimensione d'uomo. Thiene è una cittadina che ha circa 25.000 abitanti, quindi capisci bene che gli spazi sono molto più ampi. Però una cosa che mi manca, che mi è sempre mancata, è il mio mare, perché il mare è impagabile. Dove abitavo prima, io sono nato e vissuto a Quezzi, quindi un po' sulle alture, ma comunque a due passi, dal mio terrazzo di casa vedevo il mare, questo è impagabile. Eh beh. Quindi, sì, questo un po' mi manca, però si vive bene. Ciao Claudio, scusami, io sono Tobia, saluto anche tutti quelli che ci ascoltano. Ciao Tobia. Una domanda proprio a razzo su questo, ma visto che comunque ti manca il mare, torni a Genova spesso o sei, diciamo, bloccato nel Veneto per motivi magari di lavoro, famiglia?
No, beh, io a Genova adesso è qualche anno che non vado, causa pandemia, causa lavoro, però ho parenti a Genova. Diciamo che la mia famiglia è una famiglia storica, genovese, che ha origine a San Teodoro, nel quartiere di San Teodoro. Poi ho mia cugina e mia zia che abitano a Voltri. Quindi quando posso magari faccio un salto e li vado a trovare. Adesso è qualche anno che non vado, però se posso vado. Ho anche delle amicizie che i miei vecchi compagni delle scuole medie che dopo tanti anni, anche grazie ai social, siamo riusciti a organizzare qualche cena e mi ha fatto molto piacere andare. Adesso sto programmando perché, come ho scritto nella presentazione, devo iniziare mio figlio al Genoa perché non è possibile che non sia genuano. Se fosse a Genova sarebbe più facile, qua ci sto lavorando. L'ho già portato allo stadio, però, ecco. Diciamo che secondo me portarlo quest'anno si ottengono due cose positive. Uno è che tanto, cioè, o non diventa genuano, però se lo diventa, lo diventa come è giusto che sia in Serie B e con la sofferenza giusta che ci deve essere. E poi adesso c'è un clima allo stadio di entusiasmo, di tifo incredibile che non, cioè, non ti puoi non innamorare, secondo me. Cioè, o non ti interessa il calcio, se no ci vai sotto, secondo me, se porti un ragazzino allo stadio adesso, secondo me. C'è anche un altro motivo molto valido. La Serie B è più economica, da bravi genovesi queste cose sono importanti. Ah, certo. Assolutamente aspetto da non sottovalutare. E La prima poi. l'avete visto? Fatto vedere è l'anno scorso la trasferta Hellas Verona Genova. Ah. Quindi. Eh beh, sì. Beh, dai, buon rito di iniziazione, direi. Mi sembra avessimo pareggiato, no? Quella partita, ho rivoluto rimuovere. Abbiamo perso 1-0, gol 1-0, ovviamente secondo le regole dell'ex Ciolito. è vero. È vero, è vero, è vero. Guarda, ho voluto assolutamente rimuovere perché è stato un trauma. Però mi ricordo un esodo, tipo, ci hanno fatto giocare lunedì, mi sembra, alle 5 del pomeriggio. C'è un orario proprio. È quella partita lì, sì. Sì. Ho fatto bene a rimuovere allora, dai. Diciamo che però era ancora era già nell'onda di entusiasmo che c'era con questa nuova società, cioè il tifo è caldo nella seconda parte del campionato scorso, anche nonostante i risultati non aiutassero, assolutamente insomma, è utile, è propedeutico al diventare genuani, assolutamente. E quindi tu scrivevi nella tua scheda che appunto ti sei trasferito lì a Tiene per il lavoro di tuo padre, no? Da giovane, quindi hai dovuto lasciare la nostra bella Genova. E adesso cosa fai lì? Di cosa ti occupi? Lavoro in banca. Ah. Io mi sono trasferito quando ho finito le medie. Per il lavoro di mio padre ci siamo trasferiti con la famiglia per un discorso di carriera. Anche mio padre era un bancario. Poi mio padre è mancato nel 2002 e sono entrato io al suo posto in banca e tuttora ci lavoro. E siamo venuti qua per seguirlo e alla fine siamo rimasti qua. Io ho costruito la mia vita qua. Raccontaci un po' diciamo, di Tiene o comunque della provincia di Vicenza in generale. Io sono stato da quelle parti, beh, più verso magari la Valpolicella, verso Verona, però sono passato di lì. Son bei posti, sono posti molto, molto rurali, ma allo stesso tempo ricchi di cultura. Sì, ci sono dei bellissimi posti. Sono delle città di provincia. Vicenza è una città che ha circa 100.000 abitanti. Si vive bene, si mangia bene. La gente è un po' chiusa all'inizio, un po' con i foresti, ma come siamo un po' anche noi, diciamo.
Parlano dialetto principalmente, c'è ancora l'usanza, è molto radicato il dialetto veneto che varia da provincia a provincia. Io ho mia cognata che abita nella zona del Veronese, ha un accento diverso rispetto a quello che c'è qui nella provincia di Vicenza. Ci sono posti molto belli, si trova nell'Alto Vicentino, sei a tre quarti d'ora dall'altopiano di Asiago, quindi in un attimo sei in montagna, delle belle montagne, hai la possibilità di andare a fare camminate sul Pasubio, sul Cengio, sull'Ortigara, su tutte le montagne della Grande Guerra e in un'ora puoi anche andare verso il mare, andare verso Jesolo che è molto mondana. Andare verso Bibione, Sottomarina, la laguna di Venezia, se vuoi andare a fare un giro in battello, cioè offre molto. In un'ora sei nel lago di Garda, no, si vive molto bene e hai tante, tante possibilità, dal lago alla montagna, dalla montagna al mare. Quindi dico la verità, ormai io sono cresciuto qua, sono sposato con una vicentina. E ci troviamo bene e dico la verità, non tornerei ad abitare oppure farei molta difficoltà se dovessi tornare ad abitare in città perché è molto diverso il ritmo. Mi piace l'idea di andare a trovare amici, ma poi torno volentieri anche a casa. E a proposito, gli dicevi che è radicato il dialetto, no? Perché l'altra volta avevamo chiesto al nostro ospite di Arezzo di raccontarci un po' se c'è qualche detto tipico, ma soprattutto, per esempio, no, come ben sai, noi abbiamo come tratto distintivo il Belin, no? Cioè, c'è una parola che non sia blasfema, perché in Veneto è Allora meglio facile. che non dica niente. Però vabbè, le parolacce le possiamo dire, ecco, l'importante. Però nel senso, non lo so, un modo di dire che Per sostituisca. riconoscere non un Veneto in generale, ma proprio un Veneto di Tiene, ecco, O c'è un quantomeno di modo. Vicenza, ecco, della zona lì, sì. Ah, beh, ti dicono vai Mona. Sì, 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 sì. Diciamo come intercalare, poi andiamo da qui alla blasfemia, diciamo. Ok, sì. Ok, sì, si fa presto a andare oltre, ecco, come immaginavo, infatti che era un campo minato questo in Veneto. Si fa molto presto. La cosa incredibile è che loro riescono ad arrivare alla blasfemia in 0,1 secondi e non sono manco genuani, a parte Claudio, quindi non hanno neanche un motivo valido, tra virgolette, per essere blasfemi, no? Ma ti Parlando appunto dico, anche... Ah, scusami Claudio, dimmi pure. Tobia, se fossi tifoso del Vicenza, ti assicuro che la blasfemia la userei. Beh, sì. Anche se io mi ricordo un Vicenza-Genoa l'anno di Cosmi, cioè, penso che parlerò di uno degli ennesimi pareggi che abbiamo subito in quell'anno lì in ogni puntata. L'altra volta con l'Arezzo, stavolta col Vicenza. Che vincevamo tipo 2-0 con quel gol sotto la neve di Milito, se ve lo ricordate, e poi ci hanno pareggiato 2-2, un ritorno incredibile. E lì diciamo che a imprecare eravamo stati noi, però sì, il Vicenza adesso credo che sia in Serie C, Retrocesso. no? Ah, sì. Sì, Lane Rossi. Eravamo gemellacci fino al 2003, tra l'altro. Sì, infatti io ero andato allo stadio in quella partita lì, ero nel settore ospiti e mi ricordo che i tifosi del Vicenza avevano le bandiere del Genoa e noi Del cantavamo Vicenza. Vicenza e offendevamo i veronesi. Quindi c'è astio tra vicentini e veronesi, insomma. Sì, molto, molto. E una cosa che noi interessa sempre molto chiedere, insomma, per cui comunque noi abbiamo poi iniziato anche a fare questo tipo di podcast, è capire un attimino qual è la percezione del Genoa come società sportiva, diciamo, sia nell'era moderna 777, sia negli anni preziosiani, nelle varie città d'Italia, no? E vabbè, sappiamo ovviamente appunto che a Vicenza c'era un gemellaggio e poi si è rotto, ma qual è la percezione dei vicentini in riguardo al Genoa e qual è la risposta che magari ti danno
quando tu gli dici no, io tifo Genoa, non sono veronese, non sono vicentino, ecco. Allora, la prima domanda che mi fanno quando mi chiedono che squadra tifo, io gli rispondo Genoa, la prima domanda che mi fanno è perché? Perché qua il tifo non è sentito come da noi. Qui sono tutti milanisti, interisti e juventini. Qui se tu gli dici che tifi una squadra che non è di quelle tre, ti guardano come se fosse un po' un alieno, perché ci sono i tifosi del Vicenza, ma che comunque sono di queste tre, tifano Milan, Inter e Juventus. E quando mi chiedono il perché, e gli dico scusa, tu mi chiedi a me perché sono genuano, io ti rispondo perché sono genovese, e tu invece perché sei juventino, sei torinese? Perché... Certo. E allora non riescono a capire questa cosa che è il tifo, che può essere del Genoa, ma anche della Sampdoria, della Roma, della Lazio o del Napoli, come possa essere concepito un tifare una squadra che non vince mai, come può essere il Genoa. E io gli rispondo, è semplicemente passione. Voi tifate la squadra perché vince, perché dico sempre, se fosse la San Benedettese ad aver vinto 30 scudetti, tutti tifereste San Benedettese. Invece certo. Io sono genuano, perché sono nato a Genova, sono cresciuto a Genova, e quindi non potrei tifare nient'altro che il Genoa, perché è una fede, non è un tifo, è una fede che mi trascino dietro da sempre. La percezione adesso è di una società diversa rispetto a quella che era nell'era preziosiana, e che può fare molto bene. Questo è quello che è la percezione. E io gli dico, lo spero anch'io, vedremo. I presupposti ci sono tutti. Beh, però allora, comunque negli anni... Scusami, arrivai pure tu, scusa. Lo dico che intanto si è spiegato, cioè si è dimostrato che, come ti sei definito, un genuano appassionato, nella tua scheda di presentazione, assolutamente appassionatissimo, perché si leggevano proprio nelle tue parole la passione proprio pura. Niente, vai pure Tobia, scusami. No, volevo semplicemente, scusa, e sempre rimanendo nell'ambito, quindi comunque diciamo un po' che la macchia sul curriculum degli anni bui di Preziosi sta iniziando un po' magari a sparire dal punto di vista dell'opinione delle altre tifoserie, almeno di quella vicentina, ecco. Cioè comunque essendoci stata un'amicizia con i vicentini, magari c'è un po' più di cognizione di causa riguardo a quelle che sono le vicende rosso-blu, ecco. Sì, sicuramente sì, però le macchie della vecchia proprietà resteranno nei nostri cuori, nei nostri assolutamente resteranno, anche se devo spezzare una lancia, ci sono stati anche degli anni in cui abbiamo goduto un ottimo calcio, un buon calcio, abbiamo visto scendere sul campo del Ferraris gente come Milito, come Thiago Motta, quindi abbiamo potuto, seppur per poco, godere di campioni, giocare con la nostra maglia, e questo non possiamo non riconoscerglielo. Poi è chiaro che soprattutto la retrocessione a tavolino con il famoso Genoa-Venezia, che io c'ero oltretutto, ho fatto un manto, avevo fatto ero andato a vederla quella partita Genoa-Venezia, ho fatto anche un quadro col biglietto, le foto bellissime della coreografia, però quella lì è stata la cosa peggiore. Poi anche la mancata licenza UEFA a favore dei cugini, no, quella non la dimenticherò mai. Gli altri adesso ci percepiscono come una società più solida, e col tempo acquisiremo anche quella dignità che abbiamo perso negli anni. Tra l'altro, a proposito di percezione dei vicentini, mi viene in mente una cosa, che se ci siamo dovuti scolorare lì dosso verso tutti quanti, diciamo, la reputazione dei trascorsi con Preziosi, i vicentini, secondo me, mi pare di ricordare che erano fra quelle tifoserie che contestavano a Preziosi già una situazione precedente a quelle che mi hai appena elencato, cioè addirittura, ma come è giusto che sia dal punto di vista sportivo, il ripescaggio che ci aveva fatto fare quando era arrivato. Io mi ricordo che quando loro erano venuti a Genova e si era appena rotto il gemellaggio, c'era
ci cantavano ripescati, ripescati, i vicentini erano, ora mi è venuto questo flash, perché quell'anno lì insomma ci avevano ripescato, perché poi giustamente Preziosi aveva pensato bene di non farci andare in Serie C per demeriti sportivi, ma per fraude sportiva, così almeno per era per farla completa. Però quell'anno lì eravamo stati ripescati dalla C alla B, e mi ricordo che fra le tifoserie che ci dileggiavano per questo c'erano stati proprio i vicentini. Nota di colore. Sì, è vero. Che anche loro poi sono ripescati, tante volte sono stati ripescati. Tra l'altro, chi di ripescaggio ferisce, come si dice, no? Esatto. Chi di ripescaggio ferisce. Tornando indietro invece un attimino a te, diciamo, e alla tua genuanità, raccontaci un pochettino, vabbè, sulla scheda ovviamente ci hai detto che è stata trasmessa da tuo papà e come, ma raccontaci un po' le prime fasi, i tuoi primi passi da genuano, ecco, come mai e cosa è successo per poi rimanere genuano negli anni, ecco. Allora, come sono diventato genuano me lo ricorderò sempre. Era una domenica, ero in macchina con i miei, ero vicino a Largo Merlo, stavo andando verso Marassi. Quella domenica ero seduto dietro in macchina, quella domenica giocava la Samp in casa. Io ho visto, ero un bambino, ho visto le bancarelle con le bandiere e ho detto a mio padre: papà, mi compri la bandiera della Sampdoria? Penso che mio padre mi ha guardato dallo specchietto retrovisore, mi ha praticamente fulminato, e la domenica successiva mi ha comprato la bandiera, era quella del Genoa, e sono andato a vedere Genoa-Cesena, che non vedevo praticamente un accidente, nello stadio vecchio, ancora il vecchio Ferraris, che ha vinto 1-0 con gol di Marulla, perché mi ricordo il coro, cantavano Gigi Marulla segna per noi, è quello che avevo indicato lì. Ero un bambino, mi ricordo che è iniziata così, con una richiesta di una bandiera della Samp, che mio padre ha praticamente preso come un guanto di sfida. La domenica dopo ero allo stadio da bambino e da lì ho sempre continuato. Diciamo che la mia passione, il mio vero imprinting è stato nel momento in cui è arrivato Bagnoli ed è diventato l'Euro Genoa. Lì proprio da tifoso sono diventato appassionato. Ci sta, quindi praticamente, beh, chiaramente da bambina hai visto tutti quei colori, no? Quei colori sgargianti, oh che bello, poi però tuo papà ha detto momento, c'è un attimo da intervenire, Veli, e quindi giustamente è intervenuto con successo, ora quindi tocca a te, Veli. Quindi diciamo che è stata una libera scelta, no? Cioè proprio democraticamente. Democraticamente scelta. Infatti gli ho detto anche a mio figlio: guarda, sei liberissimo, tu puoi sentirti tranquillamente libero di tifare quello che tifo io. Beh, certo. Beh, speriamo tuo figlio erediti la malattia, diciamo, perché poi questa è una malattia. Harry, qualche domanda? Allora, io direi che... sarebbe interessante, come sempre facciamo, come abbiamo deciso di fare, incominciare anche con lui l'argomento un po' enogastronomico legato alle sue zone, se non ti dispiace, Tobia, no? Quasi mai, se si parla di bere e mangiare. Purtroppo qui ne parliamo solo e non possiamo provare, ma cerchiamo di dare un servizio a tutti quei genovesi, genuani che ci ascoltano dalla penisola e da Genova, che se vanno in trasferta in zona o si trovano in zona per altri motivi, magari abbiamo qualcosa da consigliargli, no? Allora, io inizialmente, no, ovviamente ti viene subito Vicenza, ti viene in mente il baccalà alla vicentina, no? Però c'è un dolce che però, un piatto che mi ha richiamato molto più all'attenzione, che è un dolce, e mi ha chiamato l'attenzione per il suo nome, che sono le puttane, che sono le puttane, la puttana, che è questo dolce della tradizione contadina, vicenzina, no? Che
che mi sono un po' documentato, no? Rallegrava l'inverno e veniva cotto sulle braci in una pentola di terracotta. Gli ingredienti sono poca farina da polenta, pane raffermo avanzato, ammollato nel latte, arricchito poi con uvetta, pinoli, fichi, liquore, scorza di limone, di arancia, insomma tutte quelle robe che non si buttava via niente, che addirittura ci sono testimonianze sì dai tempi della Senerissima nel 1405. Tu si mangia dalle tue parti, si ordina nei ristoranti? Ma allora, nei ristoranti no, le trovi ecco. Anche... i panifici, diciamo che a seconda della zona che vai del Veneto ha un nome diverso, ad esempio cambia nome, qua nella zona si chiama la puttana, ma si chiama anche macafame come dolce. Come hai detto tu, è un dolce, un dolce molto popolare perché serviva per riscaldarsi, infatti è fatto con ingredienti poveri ma che comunque calorici. Una torta molto buona, ma ce ne sono tante cose qua in Veneto che sono buone. Ad esempio, tu hai citato il baccalà alla vicentina, che è un piatto della cultura locale. C'è anche la confraternita del baccalà, sono molto attenti e molto gelosi della loro ricetta, e a me, dico la verità, mi piace di più di quello alla genovese. Ecco. Il baccalà alla vicentina, sì. Tra l'altro ho un aneddoto anche sul baccalà, che vabbè sicuramente saprai anche tu, ma magari gli ascoltatori no, che si dice che la tradizione del baccalà a Vicenza sia nata a causa di un naufragio del mercante veneziano Pietro Querini, che nel 1400 doveva andare alle isole Lofoten, ma ha naufragato e quindi ha scoperto lo stoccafisso, lo stockfish per l'appunto, e lo ha portato poi a Vicenza, che è diventato molto utilizzato per la facilità di conservarlo, e soprattutto perché nei paesi cattolici si è diffuso molto, perché quando non si poteva mangiare carne c'era sempre pronto quell'ingrediente lì che si era conservato in modo perfetto. Però c'è un altro aneddoto ancora più divertente che dice che smentisce questa versione, dice no, la tradizione c'era già prima. È bello perché viene fuori la bellicosità con i veronesi, no? Perché nel 1269 quando i vicentini stavano tentando la presa del castello di Montebello difeso dai veronesi, praticamente hanno usato il baccalà come cavallo di Troia, no? Gli ha detto noi portiamo polenta e baccalà, e quelli gli hanno aperto le porte. Ora sì, non credo sia andata proprio così, però è bello immaginarsela così. sì. Ecco, comunque sì, quello che loro chiamano baccalà alla vicentina in realtà è lo stoccafisso, perché è quello secco che viene utilizzato per fare il baccalà, che viene cotto nel latte e poi servito con la polenta. Oltretutto qua è una zona dove va molto le grigliate, le costesine, che sono le costine di maiale. La grigliata è un piatto tipico, qualsiasi posto vai nelle colline del Vicentino trovi le trattorie dove ti fanno come must la grigliata, accompagnata rigorosamente con polenta, la metterebbero nel latte come noi mettiamo la focaccia. Quindi grigliata, polenta, e direi che da bere si beve Cabernet Refosco, Malbec. Valpolicella no, però perché essendo veronese. Sì, lo bevi. Scaglia, bevi anche il bianco, no, da bere. Raboselle, se vuoi tenerti un po' più leggero. Sì. Raboso, se vuoi essere un po' più tosto. E limoncello finale. E sì. Poi avevo letto, io lavoro nel vino, come magari hai intuito, e quindi ci piaceva creare questa storia tra abbinamenti cibo e abbinamenti vino. Un buon abbinamento per quel dolce è un vino tipico, diciamo, della provincia di Vicenza, che è un vino da dessert, un vino dolce, che è il Reciotto di Gambellara. Reciotto di Gambellara, è un vino dolce, buono,
Sì, si accompagna molto bene con i dolci, è un passito praticamente come Sì, vino. sì. No, è buono, sì. Allora, io direi, perché tra poco dobbiamo lanciare la pubblicità, lasciamo un attimo un po' di suspense, perché come abbiamo chiesto al nostro ultimo ospite, adesso chiederemo anche a te dopo la pubblicità di dirci qual è la tua trattoria preferita lì in zona, che così quando si va lì in zona sappiamo andare, andiamo a botta sicura e ci dici un po' cosa ordinare, ok? Certo. Io nel Allora, mentre cerco un cracker che mi è venuta fame. benissimo, beh, insomma, ci accontentiamo dei cracker dopo i ben di Dio di cui abbiamo parlato. A tra poco. My name is Tobias Alvai, and I approve this message. Bentornati a tutti gli ascoltatori di Genoani si resta Italia. Siamo di nuovo qui con il nostro simpaticissimo ospite Claudio. Vi abbiamo lasciato un po' di suspense perché ci stava appunto per dare dei consigli su dove andare a mangiare e a bere nella sua zona di Thiene, Vicenza. Raccontaci un po', Claudio, dove andiamo a dilettarci? Beh, dipende che cosa volete mangiare. Ci sono due posti che a me piacciono moltissimo. Uno non è proprio a Thiene, ma è in Altopiano di Asiago, a Cesuna, il paese. Si chiama Rifugio Kubelek. Questo è un posto dove mangi tantissimo, dove sono specializzati nelle grigliate, nel formaggio fuso con la polenta, ed è un posto molto bello perché sei sull'altopiano di Asiago, sei a 1000 metri. Io ci vado abbastanza spesso quando vogliamo fare anche delle serate un po', diciamo, alternative. Perché lì vai, mangi e non riuscirai mai a finire quello che ti portano. Ma perché non Infatti, ci sarà bello. conoscono? Perché non ci conoscono? È per quello che Ma dici così. sicuro che è dura. C'è un altro posto qua vicino, sempre nella zona dell'Alto Vicentino, che è un paese che si chiama San Giorgio di Perlena. C'è una trattoria che si chiama Da Stella. Io vado lì quando voglio mangiare la fiorentina, che sotto il chilo è carpaccio per loro. Grande, da tatuarsela, giusto, questa frase. Accompagnata con i famosissimi fagioli di Stella, che sono fagioli in salsa, che ne sono gelosissimi, con l'acciuga. Non li troverai uguali da nessuna parte. Che Questi sono i due fame. Beh, insomma, che mi sa che non è proprio corretto il detto mangia gatti, perché si mangia di tutto lì, cioè. Che poi perché Ma mangia gatti? Tu sai la versione ufficiale perché, cioè. diciamo che deriva un po' dal vecchio detto veronesi tutti matti, vicentini maniagatti, però ah. sì, diciamo che è una cosa storica, un detto che una volta nelle grandi case rurali si racconta che mangiassero i gatti perché non c'era tanto da mangiare. Però, se voi pensate che anche nella canzone di De André, Bravissimo. Alevre dei cuppi, cos'è? La lepre dei tetti, il gatto. Quindi diciamo che regione che vai, gatto che trovi. Gatto che trovi, no, ma infatti quella dei gatti è una cosa che nei paesi, diciamo, mediterranei, Spagna, Portogallo, Italia, ma anche in Grecia, purtroppo, nel passato, piuttosto che morire di fame, insomma, succedeva, ecco, quindi non è una cosa vicentina, ecco. Sì, si sono stati un po' etichettati per questo. Sì, mi ha sempre fatto ridere, ma grandissimo perché infatti me l'ha scattata in mente anche a me questa citazione, ma mi ha anticipato, è grande De André, sì. Allora, io direi di andare a parlare un po' di Genoa a questo punto, che insomma, anche perché se no mi muoio di fame. Grazie.
Tu mi parlavi prima del tuo primo gol che hai visto con il Genoa, no? Di Marulla, tra l'altro, cioè, io e Tovia siamo un po' più giovani, quindi ce lo siamo andati a rivedere, giustamente, quel gol di Marulla. Marulla, che sono andata un po' a documentarmi, è stato il giocatore, oltre a aver giocato bene anche nel Genoa, è stato il giocatore più prolifico della storia del Cosenza, che è la squadra che andiamo ad affrontare nella prossima partita. Tu come la vedi la situazione? Ma allora, la situazione attuale, dici? Sì, come vedi la partita con il Cosenza, come in generale la situazione ora del Genoa, sì. Allora, io vedo una rosa che secondo me è molto, molto, molto competitiva per la Serie B, perché abbiamo anche dei giocatori, ragazzi, che sono veramente fuori categoria. Cioè, Strootman non possiamo dire che è un giocatore di Serie B, se sta bene fa la differenza. Vorrei non vedere più Ekuban, sinceramente, perché... No, cioè, è una pena vedere Ekuban che si impegna, povero ragazzo, ma non la butta dentro neanche con le mani, e Coda fargli da assist man. No, quello proprio non vorrei più vederlo, sinceramente. E in questo momento qua vedo una squadra forte, ma che secondo me forse l'allenatore non ha ancora capito bene che il campionato di Serie B devi essere un po' più cattivo, devi essere un po' più feroce, devi essere concreto sotto porta, perché la Serie B giocano con il coltello tra i denti, si chiudono, mettono un pullman davanti alla porta e poi tu fai anche 60% di possesso palla, poi ti fioccano in contropiede. Cioè, quello forse Blessing non l'ha ancora capito. Io vedo una squadra che nel lungo, nel proseguo del campionato, possa dire la sua e fare la differenza, anche perché non credo che Bari, Regina e Ternana possano mantenere i ritmi che stanno facendo. Noi dobbiamo andare là e giocarcela con tutti, cioè sono gli altri che devono aver paura di noi, secondo me. Non capisco determinate dinamiche, ad esempio non capisco perché non tenere Paleari e prendere Martinez, quello non l'ho capita. Non capisco perché non far giocare Semper, che è tuo, mentre fai giocare Martinez, che per quanto magari si impegni, sia migliorato, non è tuo. Ci sono delle cose che solo l'allenatore potrà capire. Una cosa che non capisco è perché non aver tenuto Criscito. Secondo me sulla sinistra Paiaz ha dimostrato di essere buono per la Serie B, ma Criscito è un'altra cosa. E ora come ora, un terzino sinistro di qualità, uno come Criscito, ci servirebbe. Non è stato rimpiazzato un centrale come Østigard, perché Vogliacco, diciamoci la verità, è giovane, sarà promettente, però non è Østigard, come non lo è Dragusin, come non lo è Bani. La fisicità di Østigard non ce l'hanno gli altri due. E Bani è anche un po' leggerino, ottimo difensore centrale, ma secondo me vediamo come dura durante il campionato. Secondo me bisognerà intervenire. Per il resto una squadra che può giocarsela tranquillamente con tutti, a viso aperto con tutti, mai paura di nessuno, sono gli altri che devono avere paura di noi, però dobbiamo buttarla dentro. Quindi quando dicono il Genoa è una corazzata, da quello che percepisco dalle tue parole, la risposta è ni, a metà. È una squadra molto forte, ma non è una corazzata ancora. È una squadra molto forte che però deve trovare ancora la sua dimensione, perché Blessing non ha ancora dato, secondo me, quel qualcosa in più che ti permette di fare veramente il salto di qualità. Tutta gente che gioca bene, giocatori forti, se lasciamo stare Ekuban, se lasciamo stare Portanova, un centrocampo come Strootman, con Strootman, Frendrup e Aramu davanti, nei tre,
secondo me alla lunga viene fuori la qualità, però il gioco latita, secondo me, latita ancora un po'. Si potrebbe fare meglio. Adesso abbiamo vinto, ma abbiamo lasciato troppi punti in giro. Col Parma non si può pensare di prendere un gol alla fine della partita e finire 3-3. Cioè, no, Sì. anche l'ultima partita col Cagliari. Cioè, il Cagliari, diciamoci la verità, rispetto all'anno scorso è calato notevolmente. Però noi facciamo possesso palla, giochiamo bene, ma non segniamo. Dobbiamo essere, secondo me, il Genoa deve essere più cinico sotto porta, servire. Forse Coda non è ancora al 100%, secondo me non è ancora il Coda dell'anno scorso. Però Coda va messo in condizioni di poter giocare non sempre spalle alla porta, ma essere l'ultimo uomo davanti. Speriamo che l'abbia capito. Sì, Harry. Ah, sì, allora, diciamo che è un po' un discorso sulla falsariga che di quello che avevamo fatto con l'altro ospite. Diciamo che io e Tobia siamo un pochino più, ma non tanto soddisfatti dell'allenatore quanto fiduciosi, nel senso che io sto vedendo il bicchiere mezzo pieno, ma non perché mi sforzo nel vederlo, perché sto vedendo comunque un'evoluzione all'interno di questo campionato. Sicuramente Blessing ha molto da dimostrare ancora. E non è detto che alla fine si riveli poi l'allenatore adatto, però. Io vedo che questo Genoa è sempre meglio. Cioè, la partita con il Cagliari non è uguale a quella della partita col Parma. Cioè, hai rischiato molto meno, certo, non hai segnato, però il Cagliari. Quando vedi una squadra come il Cagliari, che comunque è una delle più forti del campionato, almeno sulla carta, anche come valore dei giocatori, economico proprio, viene per difendersi a Genova con paura. Non so come dirti. Lì. Ti rendi conto della forza che hai, ma anche di come è impostata la gara, perché soprattutto il primo tempo e per molte parti del secondo non gliel'hai fatta vedere, ovvio. Poi bisogna essere più cinici, come dici te, e probabilmente in parte viene da impostazioni magari non ancora ben oliate del mister. E un po' viene da errori e sfortuna, perché chiaramente se entra al palo di Gudmundsson parliamo di un'altra partita, però è ovvio che, cioè, il tuo ragionamento ci sta assolutamente. Ci sta anche, mi permetto di aggiungere, concordo con entrambi, noto che c'è un po' di nell'ambiente, magari non so se tu anche a Vicenza lo percepisci, magari un po' leggendo, perché ormai con i social, sai, no, si fa presto, c'è un po' come di frustrazione, no, nella tifoseria, da un lato ovviamente comprensibile perché comunque una retrocessione è sempre pesante da digerire. Dall'altro sembra quasi però che questo malcontento dato dalla retrocessione tiri fuori un po' una sorta di pretesa da parte di alcuni di dover andare a vincere 3-4-0 ogni partita in Serie B perché comunque il Genoa, questi ci hanno fatto la promessa di fare il Genoa la squadra, no, di nuovo il grande Genoa e quindi ora bisogna dimostrare coi fatti quello che hanno detto. Quindi da un lato c'è questo tipo di frustrazione un po', diciamo, irrecondita, un po' sconosciuta, no? Un po' istintiva, ecco. E dall'altro invece c'è ovviamente la fiducia, la gioia e la bellezza di vedere una squadra che gioca a pallone. Secondo me noi dobbiamo avere tanta, tanta, tanta pazienza quest'anno perché paradossalmente, essere i favoriti, essere la squadra più forte può complicare le cose nell'ambiente più che nella rosa in sé, perché appunto ti capita di vedere partite come quella fatta col Cagliari, dove li hai presi a pallonate, tra virgolette, 95 minuti, nel senso che comunque hai attaccato come un matto, e non riesci a segnare e ti arrabbi. Io mi sono arrabbiato. Poi ti fai il training autogeno per cercare di stare calmo. Però è avvilente e magari non tutti i tifosi riescono a gestire emotivamente questo tipo di frustrazione ancora.
con un po' più di pazienza, come dici te Claudio, sono convinto che il Genoa alla lunga uscirà. Sì, sì, sicuramente alla lunga uscirà. Noi non dobbiamo dimenticarci che siamo tifosi mugugnoni, quindi il mugugno fa parte della nostra, del nostro DNA, quindi noi un giorno sei un eroe, l'altro giorno sei da cacciare via, perché noi siamo un po' così, quindi è il nostro modo di essere. Io ho letto tanta paura nei tifosi, nel senso che siccome è l'ultima volta che siamo finiti in Serie B, ci siamo rimasti 12 anni e all'inizio eravamo, quando siamo retrocessi con lo spareggio col Padova, comunque si pensava che l'anno dopo saremmo venuti su di nuovo, perché comunque era una squadra neoretrocessa con una rosa tutto sommato di tutto rispetto, e invece non è andata così, non è andata così, e negli anni successivi è stato sempre peggio. Quindi la paura, secondo me, percepita dal tifoso non è sfiducia nella società o nella qualità della rosa, ma il fatto che tutti questi proclami, tutti questi clamori destabilizzino, dicendo: non è che siete forse un po' troppo sicuri della nostra forza? Poi è chiaro che la Serie B è stata digerita meglio, perché non fatta con preziosi, e questo è stato un grande passo avanti, diciamo, nel senso che perché non ci sarebbe più il Genoa in una B fatta con preziosi, diciamo. Esatto, ma anche se fossimo retrocessi anni fa, comunque retrocedere con preziosi avrebbe dato il via a una contestazione senza fine, perché dopo anni di sofferenza e salvezze risicate, retrocedere con lui sarebbe stato forse una debacle senza precedenti. Retrocedere con una società come i 777 ti dà comunque quell'ottimismo di dire: vabbè, forse è stato meglio così, ci siamo alleggeriti degli stipendi, ci siamo alleggeriti di ingaggi faraonici, stanno ricostruendo una società dalle macerie, e quindi l'ottimismo lì. È che poi vedi partite dove domini, perché noi qui siamo convinti, come hai detto giustamente tu Enrico, che che dovremmo, i tifosi si aspettano di vincere 3-4-0, con il gioco che hai non dovresti vincere 1-0 e basta, perché attacchi per 90 minuti, il rischio è che li prendi a pallonate e poi in contropiede ti infilano, e quindi magari da una possibile goleada di 4-0 perdi 1-0. La paura, secondo me, più grossa è questa, che non hai quelle vittorie rotonde che tutti si aspettano con una squadra del genere. Magari dall'1-0 al 25esimo fino alla fine della partita sei tranquillo e sereno, che sai che tanto comunque la partita ce l'hai in mano. Sì, sì, sì. Poi, arriveranno, io sono fiducioso e spero arriveranno, insomma. E invece a livello di, lasciando stare per un attimo il campo, no? A livello invece proprio di società, 777 Partners, Zangrillo, Sports, l'evento anche che hanno fatto ieri sera a Portofino, per esempio, cioè tutto questo tipo di lavoro che la società sta facendo, come lo valuti, cosa ne pensi, ecco? Ah, una parola sola, chapeau. Cioè, questi signori qua si sono presentati qua, hanno ripianato debiti, ma al di là della forza economica che possono avere e che dimostreranno nel tempo, perché non dimentichiamoci che i 777 Blaskets Blaskets ha dichiarato anche che comunque è un progetto a lungo termine, non è un qualcosa che immediato, un progetto a lungo. Anche sentire parlare di centro sportivo, investimenti, brand, esportazione del brand Genoa nel mondo, cioè la partnership che hanno fatto con la piattaforma eToro, cioè hanno fatto delle cose che mai più noi ci saremmo sognati con le vecchie società, non con la vecchia società l'ultima, ma anche in passato, con proprio un modo di concepire la società Genoa, la società calcio, come un'azienda anche fuori dal campo,
Quindi il centro sportivo appunto è una cosa che secondo me ha un valore aggiunto notevole al di là dei compri che compri per la prima squadra. Cioè acquisti anche comunque quell'appeal che negli anni è stato perso, perché è chiaro che secondo me se ci fosse stato un Preziosi alla presidenza, gente come Strootman, gente come FT e forse anche come Coda difficilmente sarebbero scesi di categoria. Coda poteva starsene tranquillamente a Lecce con magari con lo stesso stipendio ma in Serie A. D'altronde non è un ragazzino che può permettersi di dire vabbè vado in B e resto in B. Cioè i treni passano una volta o due nella vita. Lui si è fatto questa scelta perché ha percepito, come tanti altri secondo me, che a monte c'è solidità e questo è impagabile secondo me. Non possiamo fare che i complimenti a questa società per quello che sta facendo a livello anche di asset manageriale. Certo. Harry? Nulla, non posso fare altro che sottoscrivere ogni parola, sì, perché poi al di là del campo che poi ci vede, no, con i nostri isterismi da tifosi, soprattutto da tifosi genoani e genovesi, no, quindi col mugugno sempre inside, però è ovvio che però la cornice adesso finalmente del quadro è fatta da un contesto decisamente diverso a quello a cui ci eravamo purtroppo abituati negli ultimi anni e quindi insomma è vera la paura magari di non risalire come era già successo e quant'altro, però è tutto diverso se tu hai una società solida con la tasca capiente, anzi, e che sembra che stia dimostrando anche di svuotarla. Se non salgono quest'anno, Genova diventa pericolosa per loro, sì. Perché poi è così. Però io sono fiducioso del fatto, personalmente, che questo momento di difficoltà sportiva, chiamiamolo così, che poi stiamo parlando che hai perso una partita, okay, sei lì, non è che una difficoltà di chissà che genere, però verrà superata questo momento un po' così grazie appunto alla loro struttura, alla loro serietà, alle loro competenze, ai loro investimenti su figure manageriali. Sì, sono d'accordo. Secondo me ci mancano un po' i gol su calcio piazzato, no? Che insomma abbiamo dei bei pennelloni e creando tantissime occasioni, con tutti i corner che battiamo, le punizioni che conquistiamo, anche se ce ne danno una ogni tre falli, le sfruttiamo poco e probabilmente se avessimo uno che le calcia come Branco, che nella tua scheda dicevi che era il tuo giocatore del Genoa, diciamo, preferito, cosa ne dici? Ce la toglierebbe qualche castagna dal fuoco, no? Mamma mia, Branco lo vado a prendere io, lo andrei a prendere io. Branco è il mio eroe di sempre, nel senso che dal gol nel famoso derby vinto 2-1 con il famoso rigore di Vialli e il gol di Branco. Cioè io di quel giocatore lì ne ero follemente innamorato, nel senso che la partita dopo, mi ricordo dopo il derby, ero allo stadio, ero alla sud perché io andavo con mio padre allo stadio, andavo alla sud perché lui aveva un po' il timore della nord, forse perché io ero un ragazzino, aveva paura della confusione, andavo alla sud. E mi ricordo che la partita dopo era Genoa-Parma, me lo ricordo, dopo il derby. E mi ricordo che in porta c'era un certo signore del Parma come Taffarel, cioè non è che ci fosse nessuno, ed eravamo, mi ricordo, 1-1, mi ricordo, e mio padre mi fa ormai abbiamo pareggiato la partita. Ho detto ma che pareggiato, adesso ci pensa Branco, gli danno una punizione, gliela tira lì e fine. È stato così. Cioè, io quando vedevo le punizioni di Branco ho detto dai ragazzi che vinciamo. Quando ho visto quella contro il Liverpool, cioè, e l'ultima partita con la Juventus che ci ha consegnato l'Europa,
Gol di Branco al 38esimo, me lo ricordo come se fosse ieri, erano i distinti in quella partita lì. Una cosa che poi aveva un tocco, era un giocatore non velocissimo, però per me era il numero uno. Mio padre invece era matto per Thomas. Scusami. Beh, Beh, diciamo che ora entrambi potremmo portarli a fare un giro di quelle trattorie che parlavamo prima, perché però, uno con la forchetta nella destra e l'altro nella sinistra, però oddio, ce la Thomas batte. per l'età che ha, secondo me 10 minuti nelle gambe ce li ha ancora, perché comunque si tiene bene. Branco, poveraccio, tra l'altro, anche avuto qualche problema di salute col Covid, no? Ah, è vero. Quindi. Sì, aveva preso il Covid in maniera parecchio seria e meno male, insomma, che poi ne è uscito, ecco. E tra l'altro, adesso mi viene in mente, Harry, cerca questa cosa se puoi. A me sembra che l'ultimo gol fatto dal Genoa su punizione sia quello di Lodi in un derby. Dopo quello io non ricordo un gol su punizione del Genoa. E passare da branco al nulla, cioè, è qualcosa di incredibile. Ora cavolo, cioè, ora no, non so bene come cercarlo, ma se lo cerco nella mia mente, in effetti, non, punizione diretto così, Sì, sì, non, sì, sì. se non è quello l'ultimo, poco ci manca comunque. O quello di Calaiò col Napoli, un'altra punizione di Calaiò a Napoli da fuori che aveva fatto gol, non ricordo linea temporale. Era prima o dopo, ma parliamo comunque, cioè, di quegli anni lì. Non ricordo un gol su punizione del Genoa da boh, 8 anni, 5 anni. È incredibile. Pensando a Branco, come, scusami. Adesso abbiamo Aramo che teoricamente lui la sa tirare le punizioni. Vedremo. Speriamo, Sì, speriamo. le sapeva tirare anche Lodi in teoria, solo che ne ha fatta una e poi, cioè, cavolo, veloso penso che non abbia preso la porta di quanti anni ha giocato da noi, che è arrivato da specialista delle No, 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 punizioni. Veloso ha fatto la cosa più genuana che si possa fare ai tifosi. Cioè, lui è stato al Genoa quanto? 5-6 anni, no? Non ha mai fatto gol su punizione. La prima partita titolare col Verona, Verona-Juventus, gol su punizione di Veloso. Sì, e Tra poi l'altro una gemma. assiste gol di Lazovic, tra l'altro mi sembra una cosa del genere, perché, per non farsi mancare niente, un altro super insultato. Quello, poi un altro che Scione, no? Un altro che doveva fare gol su punizioni, punizione, Scione, punizione, puniscione, e invece niente. Ne ha fatto forse uno con un autogol, un rimpallo, insomma, una roba proprio che chiamarla punizione Io non la sento. sono stato all'Amsterdam Arena a vedere l'Ajax, che ce l'avevamo già da qualche mese, che insomma già lasciava abbastanza desiderare la sessione. E con i miei vicini lì, così che erano a vedere la partita, gli ho detto che era genuano. Loro mi hanno detto: Ah, Scione, grandissimo. E io gli volevo dire: Veli, ma cosa ci Ma avete che ci avete mandato? dato? Cosa ci avete mandato? Veli? Tirate fuori quello vero, Veli. vedi, l'ambiente a volte, no? Il fattore ambientale, la serietà, il progetto di una società, no? Che differenza possono fare? Uno come Scione, in un contesto organizzato come quello dell'Ajax, è un fenomeno. In quell'armata Brancaleone, di quel miserabile di 71 che avevamo, invece non valeva niente, ecco. E invece tu, che hai un pochino più di esperienza, ti ricordi altri giocatori che dovevano essere fenomenali e poi sono rivelati un po' dei pacchi? Io potrei farti una lista di che alla fine sono arrivati come fenomeni e andati via come dei pacchi micidiali. Vi ricordate il grande capitano della nazionale argentina, uruguaiana, Perdomo, Ah, difensore? sì, Perdomo, Porca Perdomo, miseria. Perdomo. Mamma mia, che doveva essere l'acquisto top in quell'anno lì che Spinelli aveva comprato Aguilera, che gliel'avevano dato perché forse doveva arrivare Rubén Sosa, ma Rubén Sosa ce l'aveva soffiato la Lazio. Allora, noi avevamo preso Rubén Paz e Perdomo, mi ricordo. E Aguilera ce l'hanno dato perché era in più.
era nel pacchetto offerta. È arrivato quel Trioli. Perdomo è stato forse uno dei più scarsi difensori che abbia mai visto. Poi io ad esempio, tornando al presente, non mi è mai piaciuto, non mi è mai andato giù Melegoni. Io Melegoni no, proprio balbetto a pronunciarlo. Con la 10 poi, con la 10. No, Melegoni con la 10 no. Ho visto dei pacchi enormi come Zapater, sponsorizzato dal Principe, oltretutto Zapater, quando l'hanno preso Saragozza. Sì. Anche lui, cioè, sembrava che dovesse essere un fenomeno. Dopo Thiago Motta, trovarsi con Zapater, sinceramente aveva esordito con un gol su punizione, al che abbiamo detto cavolo, questo è un fenomeno, e lui aveva dichiarato molto sinceramente, umilmente: ragazzi, non vi ci abituate perché queste robe qua non le faccio normalmente. Cioè, lui che non le doveva fare ne ha fatta una, ve lì. Poi però comunque era giusto a Zapater, poteva andare, ve lì. Cico, Zuculini, ce ne sono stati tanti che... lasciamo perdere, che l'Aquilina che ci è venuta in bocca prima parlando di grigliate, fiorentine e ricette varie, ci viene da vomitare a pensare a sta roba. Invece parliamo di una cosa fantastica, che è Roberto Baggio, il tuo giocatore preferito. Proprio Roberto, due minuti. Roberto Baggio, diciamo che qua da noi è Dio, praticamente. Sì, che ha giocato anche nel Vicenza, sì. Sì, è nato nelle giovanili del Vicenza, Roberto Baggio. Ha giocato nel vecchio Lane Rossi Vicenza. È un giocatore, secondo me, di un talento che non ce n'è né Messi, secondo me, né Cristiano Ronaldo, né Neymar. Cioè, pensate solo che Roberto Baggio è nato con una gamba più corta dell'altra, ok? E quindi per tutta la sua vita, per tutta la sua carriera, ha dovuto lottare con dolori alle ginocchia date dalla postura e via dicendo. Però guardate che cosa ha fatto. Cioè, nel 94 ci ha preso per mano e portato in finale ai mondiali. Un giocatore, secondo me, super. Non ce n'era. Rigori, altro che far tirare i rigori a Jorginho nella nazionale. Cioè, rigorista, punizione, dietro le punte, prima punta, seconda punta, palla a Baggio e via, come diceva Mazzone. Eh sì. Eh beh. Allora, abbiamo ancora 5 minuti. Io direi di chiudere in bellezza con una domanda che magari ci potrebbero avere un'ora a rispondere o 3 secondi. Torneresti a Genova solo se... Tornerei a Genova solo se, solo ad abitare no, non tornerei, ad abitare no, tornerei se ci fosse la finale di Champions a vedere il Genova. Torno in ginocchio io dalla Spagna. Torno a Genova per le mie passioni, che sono il mare, la città, il Genoa. Per il Genoa ho fatto anche Vicenza-Genova in giornata, per andare a vedere Genoa-Roma, qualche anno fa. Perso 1-0 con gol di Nainggolan, però vabbè. E per la cucina, ecco. Ad abitare al momento no. No. Beh, hai elencato anche più delle tre motivazioni fondamentali che ci sono in quello standardo che gira adesso, Pesto, Mussa e Genova, quindi le cose che contano di Genova, via, insomma, quello che contano nella vita. Cambierà un po' l'ordine, però, insomma. Sì, nell'ordine che uno vuole, ecco. Esatto. Nulla, è stato un piacere Claudio essere qua con te, e spero che ti sia divertito anche tu. Tanto.
siamo purtroppo in chiusura e ti invitiamo a continuare a seguirci nel podcast. Sai che, non so se sai che abbiamo fondato un Genoa Club dei genuani sparsi per il mondo, ma è aperto anche genuani sparsi in Italia. Si chiama Genoa Club Genuani Si Resta, per l'appunto, per quei genuani che rimangono genuani anche lontani da Genova. E quindi, se ci seguite sui nostri social, sulla pagina Instagram, Facebook, Twitter, che appunto è Genoani Si Resta, venite poi aggiornati su tutte le novità. I podcast di Genoani Si Resta, ce ne sono una miriade, una galassia di podcast, anche c'è Triple Whistle in inglese che l'ho fatto via, c'è Pitasso Finale in spagnolo che lo faccio io, sono tutti su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast e quant'altro. È gratis, quindi anche per i genovesi che ci ascoltano possono andare a mettere like a tutti i profili che ho detto. Un saluto a tutti quanti, è stato un piacere come sempre. Grazie. Grazie mille Claudio, gran piacere. Ci faremo sentire quando verremo a mangiare dalle tue parti, perché mi è venuta veramente fame. Molto volentieri, vi ringrazio, è stato bellissimo e forza Genoa. Forza Genoa. Forza Genoa sempre. Ciao. Avete ascoltato Genoani Si Resta. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana.